Il Necronomicon, trovano un modo per attivarlo. Magio, Verata! Ciao a tutti, sono Cavi e questa recensione ballava tra tre film: The Covenant, Renfield e Evil Dead Rise. Dopo che ho visto i primi due ero praticamente sicuro che avrei fatto la recensione di Renfield, ma dopo aver visto Evil Dead Rise ho deciso che dobbiamo assolutamente parlarne. Questo film è il quinto della saga, della casa, perché Evil Dead in italiano hanno deciso di chiamarlo La Casa, ed è La Casa 1, La Casa 2, L'Armata delle Tenebre, La Casa e La Casa è il Risveglio del Male. Vabbè, comunque, devo dire che mi ha sorpreso perché, come sempre, quando vado verso un film horror che fa parte di una saga lunga, ho poche aspettative. Devo dire che La Casa sta facendo tutti i film che sono mediamente carini. Questo, nello specifico, vi direi che è bello. Non solo perché è horror e thriller, perché comunque al di là delle classiche scene horror splatter c'è tanta tensione, l'hanno trasmessa molto bene secondo me. C'è anche tutta una serie di estrema cura, c'è tanta cura nei costumi, nella sceneggiatura, nel modo di usare l'environment, perché è ambientato in un appartamento, quindi niente classica cabin in the woods, però mi ha tenuto lì la fotografia, il modo in cui passano da una scena all'altra, le scene stesse sono interessanti, danno il vibe giusto e è horror, è viva. Che fatica! L'ultima volta che avevo trovato qualcosa di carino era stato Cabinet of Curiosities. A proposito, vi lascio il link alla recensione se volete andare a vederlo. E mi ha fatto dire sì, devo parlare di questo film perché bisogna che un film horror bello sia visto da più persone possibili. Perché sono pochi e quindi vale la pena tirarli fuori. È chiaro che non è perfetta. I film horror hanno alcuni problemi che sono spesso determinati dalle scelte dei protagonisti, e spesso quando li obblighi a stare in una casa chiusa dopo ti devi inventare veramente cosa da fare. Qui sono abbastanza bravi, utilizzano tutte le cose che ci possono essere nell'appartamento come aiuto a creare tensione o a creare suspense. La parte della storia tra i componenti del gruppo tende a legare un po' di più, perché nell'indecisione che hai nel far male a qualcuno, qui c'è effettivamente un rapporto anche familiare. Tutte le persone praticamente che sono protagonisti o coprotagonista fanno parte della stessa famiglia, e quindi c'è questo layer leggero in più rispetto a un gruppo di amici che si trova nel bosco di fianco a un fuoco, che trasmette quel pochino in più che ti consente di rimanere attaccato al film e di, secondo me, darti qualcosa in più come plot rispetto ai classici film un po' più banali. Devo dire anche che ho apprezzato tantissimo quanto CGI rispetto a quanto hanno usato come costumi, le musiche, il reparto suoni è incredibile, gli scricchiolii o le pugnalate hanno proprio un suono estremamente forte, però rendono bene l'idea della scena e aiutano, secondo me. E solitamente non è una cosa che mi rimane impressa, per cui anche questo vale la pena di portarlo alla luce, perché non succede spesso. Quindi, se andiamo a metterlo nel goduriometro, all'inizio c'è un po' di indecisione, ma perché ve lo spiego negli spoiler che cosa succede, però poi prende e va, e per essere un film horror merita di stare un pochino più in su degli altri, secondo me. Per cui sì, andate a vederlo. Non ho animali per la barriera anti-spoiler, per cui vi farò questo. Alexa, luci laboratorio rosse. Sì. Tama. Alexa, luce lab blu. Alexa, luce lab destra rossa. Eh? Da adesso ci saranno gli spoiler. Venendo a una recensione con un po' più di spoiler, parte la cosa dell'intro strana, che ci sono due morti e poi c'è una delle presentazioni di titolo di film più belle che abbia mai visto. Penso che c'è scritta Evil Dead Rise con il demone che sale dall'acqua e la scritta in penombra al crepuscolo è fighissimo, e
però non capisci esattamente che cosa sta succedendo, dici beh. In realtà il film parte subito molto bene spiegandoti chi sono i personaggi e qual è la loro posta, e da lì in poi è tutto Evil Dead style. C'è, in poco tempo trovano il Necronomicon, trovano un modo per attivarlo. Che secondo me è un espediente carino, perché io non l'avevo ancora visto, ma io non ho visto tanti film horror, ed è il recording delle persone che lo analizzano e lo leggono su un 33 giri. E il ragazzino, il figlio, è appassionato di mixing e di creazione di musica elettronica, e quindi ha un 33 giri per poterlo ascoltare. Quando lui lo mette, lo fa girare sulle casse, loro pronunciano le parole e il libro si attiva. L'ho trovato carino anche questo. Da lì in poi ci sono un sacco di scene che ti tengono incollate allo schermo, perché succedono bam bam bam, una dietro l'altra. Ho trovato i costumi fantastici, non erano mai troppo horror, ma ti davano la giusta idea, secondo me, di possessione. E c'era un po' di CGI, ma neanche così tanto, e quindi il costume faceva veramente una scena incredibile. C'è anche la parte dark humor, determinata dalla morte casuale di uno che ingerisce un occhio e si strozza, e dalle risposte sempre super dark che dà la madre a dei bambini, del tipo che di voi non me ne è mai fregato un cazzo, finalmente vi posso ammazzare, ve ne siete andati, cioè tutte le scene belle le vorrei immortalare uccidendomi, insomma non riesco a spiegarvelo bene, però è lì, cioè lo humor e la presenza dello stile della saga di Evil Dead c'è. Inoltre ho apprezzato il modo in cui hanno deciso di usare l'appartamento, perché è espediente per tante scene, tra cui quella attraverso lo spioncino, dove la madre posseduta rimane chiusa fuori, che mi è piaciuta tanto. E quindi, insomma, mi è piaciuto questo, mi è piaciuto quello, mi sono piaciute un sacco di cose. La parte splatter c'è, ma fortunatamente non è così esagerata da determinare il film in mono splatter. Ci sono, perché c'è un sacco di sangue, poi dentro l'ascensore quando si riempie, insomma ce n'è, però non toglie, cioè non è l'unico scopo per cui è fatto il film è fatto per trasmetterti ansia, e secondo me ci riesce. E non è il classico contesto normale quando dici devi temere dalle persone normali perché sono in realtà tutti serial killer. Qui c'è un espediente esoterico, però non è così enorme o così invincibile da darti l'idea che non possa essere realistico. Non so come spiegarvelo, è strano, perché secondo me è la giusta quantità di follia o di possessione per come la vedo io, e quindi mi ha trasmesso l'ansia e la paura dei protagonisti e la follia dei mostri, perché chiaramente parlavano tantissimo, proprio come in un film di Evil Dead, e riuscivi a percepire tutto. In aggiunta ci metti il legame tra le persone di quello che sta succedendo, e secondo me il risultato è un ottimo film che si lega alla prima scena facendotelo vedere alla fine con la ragazza che viene posseduta e va nella cabina, ma lì finisce il film, e quindi la prima scena del film è l'intro del prequel, è l'intro del sequel, per cui invece di fare una scena in fondo post-credit tipo Marvel, l'hanno messa prima e si collega all'ultima scena. Sta cosa l'ho trovata una chicca, non so se è per dire tutti fanno la post-credit scene, noi la facciamo prima. Geniale, secondo me è geniale. E quindi guardate Evil Dead Rise, che cosa altro vi devo dire? Ma soprattutto dopo che l'avete visto fatemi sapere cosa ne pensate, o venite su Telegram a parlarne, o insomma discutiamo di film e serie TV, no? E noi ci vediamo alla prossima review. Ciao! Ciao a tutti, sono Cavi e questo weekend ho visto tre film. The Covenant, Renfield e Evil Dead Rise. Quando ho visto i primi due ero probabilmente certo che avrei fatto recensione di Renfield, ma dopo aver visto Evil Dead Rise la rifaccio.